Puntiamo ora l'attenzione verso i pubblici esercizi. Ne parliamo con Lino Stoppani, presidente di FIPE Confcommercio, la federazione più rappresentativa di un settore che conta più di 300.000 aziende, con circa 1 milione di addetti e un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro. Il settore da anni vede diminuire il numero delle attività, soprattutto nei centri storici, un settore che quotidianamente deve affrontare molte difficoltà. Presidente Stoppani, quali sono queste criticità che voi volete portare all'attenzione del nuovo governo? Ma più che criticità sono le aspettative di un settore i cui valori li ha ben sintetizzati lei nella presentazione, insomma. Fuori casa italiano è certamente uno dei settori più rappresentativi della nostra economia. È chiaro che le aspettative di un settore così importante sono aspettative di carattere generale, che toccano ovviamente i temi trasversali, sui temi del fisco, sui temi del lavoro, in particolare sui temi del fisco, è diretta, importante l'attenzione sulle discussioni sull'IVA, mentre sui temi del lavoro, insomma, quelle che sono le aspettative sulla possibilità di avere strumenti di flessibilità di cui un settore, quello nostro, ha assolutamente bisogno. Oppure ancora in termini generali, quelle che sono le discussioni sulle prospettive del Dipartimento del Turismo. Insomma, il turismo è una grande risorsa con grandissime potenzialità del nostro settore. A riguardo ricordiamo, insomma, che 3/4 della domanda è una domanda interna che dovrebbe essere rilanciata anche con delle politiche attente a quelli che sono gli aspetti di stagionalità o altre cose, ma 1/4 della domanda è una domanda estera sulla quale evidentemente c'è bisogno di fare grandi investimenti per la promozione e la valorizzazione delle nostre eccellenze. Bene. Per cui sul tema del turismo c'è un problema immediato, che è il problema, insomma, di portare avanti il piano strategico del turismo licenziato dalla precedente legislatura, magari mettendoci anche un po' di risorse, mentre invece più a lungo termine è la definizione di un ministero dedicato, che ovviamente allo stato istituzionale di una riforma che si impone, ma che potrebbe essere certamente portato avanti però con una logica e una volontà chiara di rafforzare il turismo come un fattore strategico del nostro paese. Voi chiedete da tempo il rispetto della legalità con lotta all'abusivismo commerciale e maggiore sicurezza. A che punto è la situazione da questo punto di vista? Molto indietro, lo dico con rispetto, perché poi intervenire su delle norme, tra l'altro alcune di queste norme hanno derivazione europea, non è molto facile. Però il nostro obiettivo è quello di ripristinare un principio basilare della concorrenza leale all'interno dell'economia, che è il principio che definisce che per uno stesso mercato ci devono essere le stesse regole. Oggi questo non succede, perché si sta permettendo tutti di fare tutto, andando a porre dei problemi sulla qualità della nostra offerta, su quelle che sono la sostenibilità economica delle nostre imprese, perché la concorrenza evidentemente cresce. C'è un problema di sostenibilità economica e di mortalità delle nostre imprese, c'è anche un rischio di infiltrazioni malavitose all'interno delle nostre attività, sulla quale vorremmo un maggiore impegno ad arginare quelli che sono i rischi di dequalificazione che portano poi a far diventare il cibo, che è un elemento essenziale della nostra vita, il forte attrattore del turismo, come un elemento secondario e non invece per l'attenzione che merita.